Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pan di pesche senza glutine. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono uova, zucchero semolato, farina di riso, fecola di patate, olio di semi di girasole, latte, scorza di limone, lievito per dolci, pesche tagliate a pezzetti e Grand Marnier che è facoltativo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone. Ed azioniamo il bimby per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le pesche. E frullare per 30 secondi a velocità 4. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le uova. Ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 4. Aggiungere l'olio, il latte, e il Grand Marnier che è facoltativo. Ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 4. Aggiungere la farina di riso. La fecola di patate e il lievito ed azionare il bimby per un minuto a velocità 5. Versare il composto in uno stampo da plum cake da 28 x 10 cm ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 50 minuti circa, fare sempre la prova a stecchino. Il pan di pesche è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Pan di pesche senza glutine. Grazie e alla prossima ricetta!